condivisione. Stamattina abbiamo partecipato per voi a una conferenza organizzata da Intercultura in collaborazione con InformaGiovani, durante la quale hanno presentato il progetto Namastè. I due punti fondamentali di questo progetto sono la sitcom, diretta dai ragazzi che hanno partecipato al progetto, e nella quale vengono rappresentati gli stereotipi che sono i protagonisti di questi video, come ad esempio i cinesi che non muoiono mai o l'italiano che all'estero è visto come dipendente dalla pizza. L'altro progetto invece è nato in un secondo momento dal desiderio di alcuni ragazzi del gruppo Namastè di esprimere le loro esperienze e le loro sensazioni riguardo a quando sono giunti nel nostro paese. Questa lettera aperta alla città di Varese è stata in parte letta stamattina durante la conferenza e successivamente i ragazzi sono resi disponibili alle domande della platea. Questo dibattito ha coinvolto moltissimo il pubblico, specialmente per il tema della cittadinanza, il quale ha prolungato la conferenza oltre l'orario stabilito.